Pronto? Uffici dell'ANM? No, vi volevo solo dire una cosettina, per favore. Vi volevo solamente dire che... Mi sono rotto il cazzo della vita da pendolare. Per colpa dei trasporti non riescono a funzionare. Sono affranto, ma intanto aspetto non so da quanto. Tre quarti della vita spesi solo a Montesanto. Mi lamento, ma tanto qui non cambierà niente, se non soltanto il livello di incazzatura della gente. Dopo tutta questa attesa non mi sento più a mio agio. Bene, in ritardo, ci scusiamo per il disagio. Ti pareva naturale, che cazzo ho fatto di male per avere trasporti dalla cadenza bimestrale? Ed intanto che aspetto fuori passano le stagioni, avviso alla clientela, mi sono rotto i coglioni. Con ritmo psichedelico, estetico, metrico e predico, non sono sintetico e ti mando a fare in culo. Vi dedico ed edito polemico più che poetico. Chiamami un medico, salta in aria la linea 1. Mi prendere un mezzo ma non ho i soldi, sono povero. E no, però non potete fare ogni giorno sciopero. E ti giuro prima o poi gli spacco il culo a sti bastardi. Ma sono una fatta vicino alla Garibaldi. E certo, e avremo le stazioni più belle del mondo. Ma che cazzo serve se il servizio va sempre più a fondo? E saremo pazienti, ma meno di ciò che credi. Da Jarishro, io a sto punto me la faccio a piedi. Mi sento in dovere di ringraziare la sezza. Avviso ai passeggeri un'altra corsa repressa. Mi sento in dovere di dire grazie NM. Alla prossima fermata scendo a prendermi merde. Qui la gente si sballa, pompa sto ritmo a palla. Sono gangs attraverso la linea gialla. Tra gestori di Cumana, metropolitana e circumvesuviana. Non c'è alcuna distinzione, tutti figli di puttana. Mi sento in dovere di ringraziare la sezza. Avviso ai passeggeri un'altra corsa repressa. Mi sento in dovere di dire grazie NM. Alla prossima fermata scendo a prendermi merde. Sono fermo che aspetto ed intanto rifletto. Se mi sgama un controllore è meglio avercelo il biglietto. Ma se non ci sono giornalai o macchinette intorno, qualcuno mi dice a casa io come cazzo ci torno. La ragazza dei miei sogni ha accettato di uscire con me. Mi dirigo alla stazione ed in testa mi sento un re. Ma la metropolitana mi fa arrivare in ritardo. E per vendicarsi questa se n'è andata con un altro. Della crisi me ne sbatto, ho trovato lavoro a quarto. Devo solo arrivare in orario e firmare il contratto. Ma ovviamente la Cumana ritardo mi ha fatto fare questo. Manco mi ha assunto che già mi vuole licenziare. Allora rivoluzione, emozione fuori alla stazione. Wafra è come si pesante, magnanella l'emozione. Me la mangio, vista la situazione mi arrangio. Anche se la metro parte a gennaio ma arriva a maggio. E sarà un po' duro ma ti assicuro che intenti nobili. Spaccherò il culo a chi blocca sempre le scale mobili. Dei nostri disagi so bene che non ve ne fotte. L'anagramma di la metro è la morte. Penso che fra noi ci sia un gran bel diverso fuso orario. Vedere un treno a via Chiaia ormai è un evento leggendario. E non so davvero come faccio a non dare di matto. Anche se muoio soffocato nel 184. Ma non sono deluso, non sono tipo che tiene il muso. Ma c'è l'abuso un po' fuso, ottuso, illuso, intruso, concluso. Chi prende i mezzi a Capodanno prende i mezzi tutto l'anno. Infatti cosa avete fatto il 31? Avete chiuso! Mi sento in dovere di ringraziare la sezza. Avviso ai passeggeri un'altra corsa repressa. Mi sento in dovere di dire grazie NM. Alla prossima fermata scendo a prendervi merde. Qui la gente si sballa, pompa sto ritmo a palla. Sono gangs attraverso la linea gialla. Tra gestori di Cumana, metropolitana e circumvesuviana. Non c'è alcuna distinzione, tutti figli di puttana. Mi sento in dovere di ringraziare la sezza. Avviso ai passeggeri un'altra corsa repressa. Mi sento in dovere di dire grazie NM. Alla prossima fermata scendo a prendervi merde. Sono fermo che aspetto ed intanto rifletto. Se mi sgama un controllore è meglio avercelo il biglietto. Ma se non ci sono giornalai o macchinette intorno, qualcuno mi dice a casa io come cazzo ci torno.